bussare alla porta, Gaudenzio. Il calcio di rigore per il 10 minuti. Ecco Prandelli sul dischetto. Controlliamo. Prandelli! Subito! Consegnato a Diagne. Vai tu, allarga in fascia. Per Niang, che prova a guadagnare il fondo, c'è Morelli su di lui. Niang, controllato, certo, una foce, lo trova in Diarra. Diarra adesso dentro. Mano. Può andare con la punizione, di battuta la barriera, ancora Renzi in regime, sbirgola. Sali! Va Barone, palla lunga! Ci arriva! Bravo! Castagnoli, la forza! Morelli che ci prova! Alza il pallone, combatte Prandelli, allontana Camille. Faccio cuore. Mettere in mezzo Prandelli, il pallone dentro. Puttana vacca. Posizione di Barone. Va il capitano. Al Victor San Marino. Tre Renzi da fuori ci prova. Adesso Prandelli la conclusione. L'Italia per Morelli che può mettere giù. Siamo Niang a sventagliare la ricerca di Colonnello. Il pallone passa, Colonnello. C'è su di lui, c'è Siamo Niang a sventagliare la ricerca di Colonnello. Il pallone passa, Colonnello. C'è su di lui, c'è primo vero di Diagne. E spinge Fattini. Siamo ancora lì. Ma sul secondo palo per inserire un pari fa un'occasione, ancora Di Mauro, scambia con Baidu. Baidu può liberarsi al tiro, va però da Diagne che mette dentro. La grande chiusura di Checo. Renzi dalla fascia per Tristan. Barone sul pallone, eccolo il capitano, direttamente in porta. Iallo alza il calcio d'angolo. Diagne va a cercare Paolo, c'è il pallone, buttala. Non c'è più tempo, si complica la vita nel finale, rischia, alla fine, comincia, vale ragazzi, con una vittoria, finisce 2-1 sul campo della Fossina, primo tempo dominato dal Victor. Con il rigore di Prandelli e la punizione di Barone, secondo tempo meglio l'Alfonsine che ha inizio recupero a corcia con Tristan, ma non basta. A Sant'Alberto è 2-1 per il Victor San Marino sull'Alfonsine.